Ciao gli amici di Chioggia Azzurra. Oggi a Davos in Svizzera si è chiuso il World Economic Forum, il vertice che riunisce tutti gli anni le intelligenze politiche ed economiche della globalizzazione per discutere i destini del mondo e per trovare soluzioni che ci portino verso una vita migliore. E fa un po' il paio con le riunioni del Club di Bilderberg. Anche lì una riunione di intelligenze ideata da David Rockefeller nella piena guerra fredda degli anni 50 e che da allora ogni 4 anni si riunisce a porte chiuse però per trovare soluzioni che riguardano tutti quanti noi, o almeno tutti quanti noi occidentali. Dell'Italia era presente il solo ministro Valditara. I politici italiani in genere snobbano queste riunioni per non essere accusati dalla frangia complottista dell'elettorato italiano, sport sempre diffuso, appunto di far parte di un'intelligenza mondiale che decide i destini del mondo. Come per gli anni 50, quando si era in piena guerra fredda, anche questa volta il tema principale è stato quello della guerra. Sia pure interrotto da Greta Thunberg, che ha comandato la pattuglia di ambientalisti, che ha accusato i partecipanti alla riunione di distruggere il futuro delle prossime generazioni. Volodymyr Zelensky è stato forse il più applaudito o comunque il più ascoltato, quando ha ribadito il concetto che l'Ucraina ha bisogno di armi pesanti e di armi tecnologicamente avanzate, in particolare si riferiva ai carri armati Leopard di fabbricazione tedesca e ai carri armati Abrams di fabbricazione americana per resistere alla controffensiva russa che si prepara nella primavera del 2023. I membri della NATO sono stati un po' restii a cedere su questo punto, in particolare il cancelliere tedesco Scholz, un po' perché l'opinione pubblica tedesca non vede di buon occhio la fornitura di carri armati e di armi pesanti all'Ucraina. Ripensiamo al primo ministro della difesa tedesca che voleva rifornire l'Ucraina soltanto di elmetti e un po' perché, rifornendo di carri armati Volodymyr Zelensky, a questi potrebbe venire in mente questa primavera di riprendersi la Crimea e a questo punto gli scenari che si aprono sono di un'escalation molto inquietante perché, come hanno ribadito i vertici del Cremlino, la Russia non può perdere questa guerra e messa alle strette si vedrebbe costretta ad utilizzare l'armamento nucleare, magari un'arma nucleare tattica sulla diga di Kokhovka, sul fiume Dnipro, che sarebbe un disastro per tutta quanta l'Ucraina meridionale. Il fallout radioattivo non riguarderebbe l'Italia, perché per una bomba nucleare tattica bastano pochi chilogrammi di plutonio o pochi chilogrammi di uranio-235. La massa critica per entrambi, appunto, è di qualche decina di chili. Mentre invece, se pensiamo al disastro di Chernobyl, lì sono state coinvolte diverse tonnellate di materiale fissile. Cosa dire? Speriamo nel meglio e prepariamoci al peggio. Chioggia Azzurra, seguici su Facebook, su Blogspot, su YouTube, su WhatsApp, su Telegram. L'informazione locale completa, per saperne di più, per conoscere meglio. Tra la gente, per la gente. Segui i nostri canali. Iscriviti per rimanere informato. Chioggia Azzurra.